Raffaella, tu sei la presidente della cooperativa che gestisce il White Bar qui in via Orazio. Innanzitutto, la vostra cooperativa di cosa si occupa? Allora, la nostra cooperativa ha scritto un progetto sulla prevenzione all'alcol per i ragazzi e sull'attivazione nel sociale, nella comunità dei ragazzi. Quindi lavoriamo proprio con loro per responsabilizzarli a passare delle serate attivandosi, quindi proponendo delle attività e divertendosi senza bere. Infatti una vostra particolarità è proprio quella che all'interno del vostro locale è assente a tutti gli effetti l'alcol. Totalmente, cioè noi abbiamo creato dei cocktail completamente analcolici, abbiamo trasformato l'Ugo il veneziano in analcolico e alcuni ragazzi hanno creato dei cocktail analcolici, tutto questo per far capire che il gusto non passa attraverso l'alcol, ma passa attraverso il divertimento, passa attraverso le cose che vengono proposte. Una scelta assolutamente lodevole, considerando che a Bolzano da tempo si combatte con il problema dell'alcol, soprattutto tra i più giovani, nonostante tutto però state affrontando dei problemi. Sì, stiamo affrontando dei problemi e vorremmo delle risposte, perché vorremmo delle risposte su fatti oggettivi che a tutt'oggi noi non riconosciamo. Noi siamo completamente responsabili del fatto che per ogni evento dobbiamo chiedere il permesso al comune, dobbiamo pagare la SIAE, che sono tutti i passaggi che noi facciamo, perché comunque proponiamo musica dal vivo, quindi proponiamo cose in cui c'è bisogno il permesso. Sta di fatto che però il comune ci continua ad abbassare gli orari di spettacolo. Siamo arrivati adesso a questa giornata, che è il 4 luglio, che noi abbiamo deciso di festeggiare l'indipendenza dall'alcol, proprio per riprenderla dal 4 luglio, della festa di indipendenza americana, e avevo chiesto che ci fosse un po' di tolleranza, almeno fino alle 11 di sera, quindi non chiediamo fino alle 2 di notte, ma alle 23, un orario abbastanza per un sabato sera abbastanza consono, e mentre invece ci è stato dato fino alle 22, quindi noi alle 22 dobbiamo smettere di fare musica dal vivo. Particolarmente strano però, perché altri locali intorno questo tipo di problemi non ce li hanno. Secondo voi cos'è che c'è che non va qui? Non riusciamo a capirla, è per questo che chiediamo una risposta, perché noi non riusciamo a capirlo. Abbiamo provato a valutare tutto, l'unica risposta che ci viene è che probabilmente i bolzanini sono molto più abituati agli schiamazzi, alle persone ubriache, piuttosto che alla buona musica suonata da ragazzi, che alla fine del concerto rimangono con noi parlando, socializzando. Vediamo che i cellulari vengono messi in tasca, per cui non si usano neanche più i cellulari, perché inizia proprio a parlare dopo che ti sei divertito una sera e sei consapevole di quello che stai facendo. Probabilmente i bolzanini sono più abituati agli schiamazzi, tanto da non farci più caso, tanto da non chiamare le forze dell'ordine, a non dar più fastidio. Dicevamo poc'anzi che la vostra è stata una scelta lodevole, quella di aprire un locale senza alcol, ma da parte delle istituzioni avete ricevuto, ricevete qualche aiuto in questo senso? No, noi riceviamo gli aiuti che ricevono tutte le altre cooperative, per il resto che sono veramente risicate, specialmente perché noi siamo appena partiti, quindi chiaramente dobbiamo farci anche un nome all'interno di questo terzo settore. Quindi abbiamo il minimo indispensabile, tutto il resto cerchiamo di autofinanziarci noi. È per quello che abbiamo cercato di tirare su anche un'attività commerciale, perché sennò a livello sociale soltanto senza nessun aiuto noi non possiamo resistere. Quindi stiamo cercando di lavorare su tanti fronti, proprio perché noi crediamo che Bolzano abbia bisogno di questo tipo di locali, ha bisogno proprio, bisogna aprirli in zone dove questo problema esiste. Quindi bisogna capire che ci deve essere e deve essere un locale di riferimento, ma per tutta la popolazione, perché è bello vedere i ragazzi che fanno, è bello vedere i ragazzi che si divertono, e quindi non riusciamo a capire.